Buonasera, ho accolto il primo ministro irlandese, il caro amico Enda. Abbiamo discusso di argomenti importanti legati al prossimo Consiglio europeo e in particolare di unione bancaria, l'accordo commerciale con gli Stati Uniti e il piano europeo contro la disoccupazione giovanile. Good afternoon. I'd like to welcome the Irish Prime Minister, our dear friend. We had a very important discussion which is linked to the next European Council. Basically, we have talked about the banking union, the trade agreement with the United States and the European plan to fight youth unemployment. Ho augurato al presidente irlandese il massimo successo nel Consiglio europeo che la presidenza irlandese sta presiedendo e che verrà chiuso dalla presidenza irlandese, massimo successo che è nell'interesse anche dell'Italia oltre che dell'Europa. I also wished the Irish president best success with the European Council. The presidency now belongs to Ireland, and Ireland will close the European presidency. And I wished him the best success, because this is in the interest of Europe, but also in the interest of Italy. E sui tre argomenti che citavo, il primo, unione bancaria, è necessario che il vertice europeo dia un segnale forte verso l'unione bancaria. Non possiamo lasciare questo tema per aria come se non ne avessimo mai parlato. È stato deciso l'anno scorso e oggi deve essere applicato. Quindi per noi l'applicazione, la decisione sui punti rimasti aperti sull'unione bancaria è importante, decisiva e saremo a supporto della presidenza irlandese su questo punto. On the three topics I mentioned, the first one is the banking union. It is very important that during this summit a strong signal is given when it comes to the banking union. We cannot leave this issue pending because, as if we have never discussed this. In fact, we discussed this issue last year, and now it is very important to give application to the pending issues. Il secondo punto, questo sforzo dell'Unione Europea per creare lavoro per i giovani, per noi è la grande priorità. Confermo che prima del Consiglio Europeo approveremo in Consiglio dei Ministri un piano nazionale italiano per lottare contro la disoccupazione giovanile e per dare lavoro ai giovani e con Enda abbiamo discusso di una serie di punti che potranno far parte della conclusione positiva del Consiglio europeo in modo da far sì che il Consiglio dia sul tema della disoccupazione giovanile, della lotta contro la disoccupazione giovanile e dell'impegno a favore della creazione di lavoro per i giovani non vuote dichiarazioni ma fatti concreti, concretamente e rapidamente realizzabili. The second point is the effort carried out by the European Union to create jobs, especially for the youth. So before the European Council in Italy, we will implement a plan, a domestic plan, to fight youth unemployment in favor of the creation of jobs for the young. And together with Enda, we discussed this point, and this point might be part of the conclusions of the European Council. So to fight youth unemployment and to create jobs, so that not just mere words are issued from the Council, but something that can be concretely applied. Terzo punto, TTIP, il Transatlantic Trade Initiative, credo che questo sia un punto per noi fondamentale. È importante che si riesca a dare mandato alla Commissione per negoziare. È importante mantenere attenzione attorno all'eccezione culturale, sicuramente, noi saremo molto attenti su questo tema, però ritengo che l'impegno a concludere la presidenza irlandese con un buon risultato su questo tema sarà sicuramente un impegno al quale anche qui non faremo mancare il nostro supporto al primo ministro
irlandese, presidente di turno dell'Unione, perché anche su questo, questo semestre possa essere un semestre di successo. As regards the third point, the TTIP, that is the Transatlantic Trade Initiative, it is very important and we give mandate to the Commission to negotiate this issue. Of course, with the exception of culture, we'd like culture to be an exception, but it is important that the Irish presidency, which has, as I said, the presidency of the European Council, will come to the end of its mandate with a good and successful result. E quindi grazie ancora al Presidente per essere venuto qui a Roma. Abbiamo concordato che in autunno una mia visita a Dublino per fare il follow-up della presidenza irlandese e per preparare il lavoro della presidenza italiana dell'anno prossimo, del 2014, della seconda metà del 2014, e sono sicuro che la presidenza irlandese e la presidenza italiana lavoreranno in fortissima continuità, anche perché l'unità di intenti dei nostri due paesi è sempre stata molto forte verso una maggiore integrazione europea, e ho potuto verificare anche nel colloquio di oggi quanto questa condivisione sia solida. So I'd like to thank once again the Irish President for coming to Rome. Also, we have agreed that I will pay a visit to Dublin in this autumn to have a follow-up on the Irish presidency. Also, there will be an opportunity to work and prepare the Italian presidency, which will take place in the second half of 2014. I'm sure that the Italian presidency and the Irish presidency will work in a continuum, because the two countries have always had a very strong unity of intents, and both countries are in fact in favor of a stronger European integration. Thank you, Prime Minister Enrico. This is the first formal bilateral that I've had with Prime Minister Letta. I did call him after his election as Prime Minister, and we're very glad to be in Rome today. I began our conversation by extending to the Prime Minister and the Italian people our sympathies on the death of Giuseppe La Rosa, an Italian soldier who has lost his life in Afghanistan, and our commiserations through you to his family on your loss. I also congratulated the... Vorrei ringraziare il Presidente del Consiglio Enrico. Si tratta questa della nostra prima incontro, del primo incontro bilaterale formale. Avevo già chiamato il Presidente a seguito delle elezioni per congratularmi sull'esito delle stesse. Innanzitutto sono molto felice, sono molto lieto di essere qui a Roma. Vorrei però iniziare questo incontro sottolineando le mie condoglianze nei confronti del soldato italiano che ha perso la vita in Afghanistan. Also said to Prime Minister that since his election as Prime Minister he has brought a sense of stability here to Italy, and I congratulated him on the positive response from the Commission in regard to the excessive deficit procedure in which Italy has been given the green light to exit that. Inoltre ho parlato con il Presidente e gli ho detto che ho espresso le mie congratulazioni per la sua elezione, cosa che ha dato immediatamente un senso di grande stabilità per quanto riguarda l'Italia. Inoltre ho fatto le mie congratulazioni al Presidente perché l'Italia è riuscita, appunto la Commissione ha sottolineato che l'Italia è uscita dalla procedura di deficit eccessivo. Now, I've had meetings in Portugal, in Spain, in Greece, in Great Britain, in Finland, in Latvia, in Lithuania, and it's fair to say that Ireland and Italy share very much the concerns that have been expressed here in regard to the three main issues that the Prime Minister addressed, namely the June European Council dealing with banking union, the importance of youth unemployment, the MFF and the mandate for negotiations between Europe and the United States.
Ho avuto degli incontri precedentemente, sono stato in Portogallo, sono stato in Spagna, sono stato in Grecia, sono stato in Gran Bretagna, sono stato in Finlandia, sono stato in Lettonia e in Lituania. Ed è giusto, equo dire che l'Italia e l'Irlanda condividono la stessa preoccupazione relativamente ai tre punti sottolineati precedentemente dal Presidente del Consiglio, ovvero il discorso dell'unione bancaria, la lotta alla disoccupazione giovanile, l'MFF ed il mandato perché si possa portare avanti un negoziato tra l'Europa e gli Stati Uniti. I stress to Enrico the importance of having a conclusion in regard to the MFF, the multiannual financial framework, because within that is contained the allocation of monies for youth unemployment, which has been a scourge of the European Union for too long. And I'm glad to note that the Prime Minister has been in a position to say that Italy will have prepared its national plan to deal with youth unemployment by the time we get to the European Council meeting. Ho sottolineato ad Enrico quanto sia importante arrivare alla conclusione del piano finanziario multiannuale, proprio perché nell'ambito di questo piano, di questo quadro, sono incluse le allocazioni, gli stanziamenti per poter lottare contro la disoccupazione giovanile che per troppo a lungo è stato un flagello in Europa. E il vostro Presidente del Consiglio ha potuto sottolineare che appunto l'Italia avrà la possibilità di preparare un piano nazionale per la lotta alla disoccupazione giovanile. We both agree that it is absolutely fundamental that the citizens of Europe see that their leaders follow through on the decisions that have been made, and that's why it's important that there be a very strong signal sent in respect of the negotiations towards the conclusion of banking union, and that we also send a very strong signal about the positive potential of having negotiations commence in regard to trade opportunities between the United States and Europe. Finally, let me say that I'm very glad that the Prime Minister is in a position to accept an invitation to come to Ireland in the autumn of the year. And I think that's important in the sense of Italy preparing for its presidency next July, which is a very important period, and that Italy will be able to learn from the most recent experience of Ireland in dealing with the presidency at a time of great technical and complex issues that need to be addressed. And we will share our expertise and our experience of our presidency with the Italian government so that they can make adequate preparation for their presidency coming at the second half of next year. E quindi devo dire che entrambi siamo d'accordo sull'importanza di mandare un segnale ai cittadini europei perché questi possano vedere che i loro leader sono capaci di dare un seguito alle decisioni che sono state prese. Per questo motivo dobbiamo inviare questo segnale molto forte in favore perché si arrivi ad un esito positivo dell'unione bancaria e allo stesso tempo che possano iniziare i negoziati per un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Infine voglio esprimere il mio soddisfacimento del fatto che il Presidente sta nella posizione di poter accettare il nostro invito a recarsi a Dublino il prossimo autunno. Questo sarà molto importante perché potremo avere l'opportunità di preparare la Presidenza italiana che partirà a cominciare dal luglio del 2014 e si potrà avere la possibilità di apprendere dall'esperienza irlandese in un momento in cui vi sono delle problematiche molto complesse da affrontare. Quindi avremo la possibilità di condividere le esperienze che abbiamo acquisito in questo periodo di presidenza. It's Tony Connolly from Irish National Television, RTE. Question for the Taoiseach, first of all. Taoiseach, there are indications now that there will not be the kind of clarity that Ireland would like on direct recapitalisation of banks, specifically retroactive recapitalisation of banks, by the end of June, as was envisaged some months back. Are you concerned at the constant
slippage of the schedule and the emphasis on banking union. For Prime Minister Letta, can I ask you, I don't know if you can answer this in English or you prefer Italian, but obviously the political stability in Italy is a prerequisite for continued growth in Europe. Are you concerned that the forthcoming Mediaset trial or the Mediaset judgment by the Supreme Court could lead to further political instability here as regards Silvio Berlusconi? Thank you. What I've said in respect of banking union is that the imperative is to have a very strong signal about the point at which the negotiations are. It was never expected that this would be concluded by June of this year. But a year on from the decision of the 29th of June last year, it's important to be able to point out that the single supervisory mechanism has been agreed, the CRD4 directives have been agreed, that recovery and resolution are hopefully will be concluded, and that the legislation in respect of single resolution will be available from the Commission. It's still the objective, Tony, to have clarity in respect of the architecture for use of the ESM funds. That's still the objective. Banking union itself was never intended to be concluded by June of this year, but I think it is in a credibility test for the Council and for the Union to move on here. We made a decision last year. That decision has not been changed. That decision is very clear. And in regard to the steps that have already been taken, I want to see those continued. And as I said, the objective is to have clarity about how the ESM funds can be allocated as was intended in the decision made last year. And from my point of view, no fear about consequences of the Berlusconi's trial. I think that the stability of today's Italian government is strictly linked to the delivery on the economic reform, on social reforms, and on the institutional and constitutional change that we are trying to raise. So no fear on that. Of course, there are a lot of problems, obstacles, but all linked to the result, to the delivery in the economic platform. Buonasera, sono Gavino Moretti del Giornale Radio. Una domanda di politica interna per il Presidente del Consiglio Letta. Oggi stiamo commentando i risultati delle amministrative. Ci sono due dati molto forti. L'astensione è ulteriormente accresciuta. Per la prima volta il Sindaco di Roma è eletto dalla metà dei cittadini della capitale. È un astensionismo quindi molto forte. L'altro dato è la netta vittoria del centrosinistra e le volevo chiedere se in un governo di grandi intese, di larghe intese, la vittoria di una parte sola può essere di ostacolo al governo di grande coalizione. Grazie. Ma ovviamente è un segnale d'allarme quello dell'astensionismo così alto e bisogna credo fare tutti una riflessione su questo tema. Quanto al risultato complessivo, io credo che vada valutato nel complesso del primo turno, del secondo turno e del risultato siciliano. E mi sembra che complessivamente questo risultato sia un risultato che rafforza lo schema del governo di larghe intese. Così io lo leggo ed è un risultato che quindi mi spinge e ci spinge a lavorare di più. Ripeto, guardandolo nel suo complesso, a partire da dove eravamo con il risultato delle elezioni politiche, e come siamo oggi e soprattutto quali sono le prospettive. C'è molto da lavorare, ma sono convinto che oggi siamo in condizione di lavorare bene per raggiungere i risultati che i cittadini aspettano. Lee's Hand, Irish Independent, a domestic question for the Taoiseach. Given the revelations today about the chairman of PAC, do you think that these are damaging to the work of the committee and should John McGinnis consider his position? I do think they're damaging. I haven't seen all the details of this, but it leads me to believe that it smacks of traces of the abuse and arrogance that we inherited after 14 years of mismanagement. I'd like to say that I don't comment on any individuals, but this is a matter strictly for the leader of the Fianna Fáil party. Far from being, well, I've been accused of being involved in power grabs, I made it perfectly clear that the chairmanship of the Public Accounts Committee should rest with the main opposition party,
And for that reason, I informed its leader to make a nomination for chairmanship. I think it's an issue now that the Fianna Fáil leader has to reflect on. I know I'm in Rome, and the old saying is that Caesar's wife has to be above reproach. This is the Public Accounts Committee. It is a matter of credibility in respect of politics and accountability. Thank you. Grazie. One more thing.